E benvenuti in questo nuovo video news. Finalmente sono tornata con le news. Purtroppo ho ancora dei problemi con la facecam del programma per registrare lo schermo per Reaction. Speriamo di risolvere in fretta. In ogni caso parto subito con le news che ci sono state a tema Pokémon. Allora, Nintendo ha mandato le sue scuse ufficiali per quanto riguarda il gioco Pokémon Violetto Scarletto, perché a quanto pare pecca veramente tantissimo da quel che ho sentito, e è stato un gioco veramente sopra valutato, e quindi ho sentito parecchie polemiche dicendo che ha tantissimi problemi anche di intrattenimento, e quindi Nintendo ha mandato le sue scuse ufficiali. Un'altra cosa è che al Day One, quando c'è stata l'edizione limitata, c'è stata chiamata la Steelbook, gli adesivi e tanti accessori insieme al gioco, perché l'ho acquistato subito al Day One, all'uscita. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che la serie di Pokémon Esplorazioni Master sta volgendo al termine. È quasi terminata e ci sarà la prossima serie, penso di sì. Non ci sarà più Go, e per quanto riguarda Ash dovrebbe esserci ancora, perché ha detto partirò per un nuovo viaggio, quindi speriamo che ci sia ancora il protagonista, ma Go non dovrebbe più esserci. Voi che ne pensate? Vi dispiace che Go non ci sia più o siete contenti? A me onestamente non mi frega proprio nulla. E un'altra cosa che ci tengo a dire, fatemi pensare se ho altro. Non credo di avervi detto tutto, se non sbaglio. Il prossimo gioco Pokémon, vediamo se sarà, magari ci sarà un remake sicuramente. E null'altro. Ho detto... Penso che vi abbia dato tutto. In ogni caso, se mi viene in mente qualcosa, ve lo dico in qualche stazione di video. Bella! Un'altra cosa che mi sono scordato di dire è che è uscita una nuova espansione di carte la settimana scorsa, se non sbaglio, e il design verrà modificato, quindi cambieranno totalmente le carte Pokémon. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che il mondiale sta finendo. Il Giappone è entrato nei quarti, ha fatto una bella figura, infatti io tifavo Giappone, ma in finale adesso c'è Francia e Argentina. Perché tifate voi? Un'altra cosa che ci tengo a dire è che è stato organizzato un trofeo di Super Mario Kart dai ragazzi di Pokémon Next. Vi faccio un po' vedere le immagini. È uscita anche una nuova patch dove vengono aggiunti due nuovi trofei tramite aggiornamento, e poi anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda Mario Strikes Battle League, dove vengono aggiunti Struzzi e Bowser Jr. Abbiamo anche notizie riguardo Pokémon Unite. Poi, se vi siete persi la possibilità di affrontare nel raid un Charizard Terra Crystal, avrete la possibilità di riprovarci fino al 16 o il 17 dicembre, quindi affrettatevi. Si è tenuto anche il Guess Week.